Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it, format confermato anche in questa che è la puntata numero 16 di questa stagione televisiva, trasmissione come sempre divisa in due parti. Nella prima parte ci occuperemo dei rapporti che ci sono tra l'uomo e le malattie infettive degli animali, con particolare attenzione al cosiddetto salto di specie del SARS-CoV-2, il virus del COVID, scusate, che ha scatenato la pandemia che di fatto ha un po' stravolto anche la recente storia del mondo. Nella seconda parte della trasmissione valuteremo i rischi che corrono i bambini asmatici se si ammalano di Covid, rischi più seri rispetto a bambini sani. Questo perché? Perché, come tutti sapete, il Covid è una malattia che attacca soprattutto l'apparato respiratorio. Graditissimi ospiti, il professor Fulvio Marsilio e il dottor Gaetano Silvestre, disponibili, come tutti gli specialisti che passano in questo studio, a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Per le modalità di interazione con loro, come sempre, come ogni settimana, mi affido alla collega Edmondo, pronta e presente in redazione. Ciao Gigliola. Anche questa sera siamo prontissimi a ricevere sia le telefonate che le email. Ricordo i numeri a disposizione con prefisso 0871 e sono 5873232, 5873233. E ricordo che l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro ad Andrea Di Fabio in regia. Vi presento subito il primo ospite, con lui parleremo appunto dei rapporti tra l'uomo e le malattie infettive degli animali. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al professor Fulvio Marsilio. Buonasera professore. Buonasera a lei e buonasera anche tutti coloro che ci stanno ascoltando e grazie per l'invito, molto Grazie. gradito, grazie. Grazie a lei per aver accettato. Era un argomento che volevo trattare da tempo, però non riuscivo a trovare il giusto specialista di riferimento. Sono contento di aver trovato lei. Professor Fulvio Marsilio, ordinario di malattie infettive degli animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo. Allora, lei è barese, si è laureato a Bari, come ci è finito in Abruzzo? Io di solito presento ai nostri telespettatori le new entry di questa trasmissione e lei appunto è un nuovo ospite. Come ci è arrivato in Abruzzo, Ci sono arrivato, è stata una scommessa che ho fatto con me, con la mia famiglia, è una scommessa che ho vinto. E quindi sono qui in Abruzzo dal 94, molto contento e felice di poter essere in questa regione che mi ha accolto davvero in maniera splendida. Oramai è un Quindi abruzzese, oramai sono un abruzzese non diciamo la a sua tutti età, gli però effetti. insomma dal 94, facciamo un rapido conto, è già più di un mezzo abruzzese, diciamo così. È stato anche preside della facoltà di veterinaria Sì, sono stato dell'Università di Teramo. preside per 8 anni e adesso mi dedico in pratica alla docenza. Tira la facoltà di veterinaria. Quanti, tra virgolette, studenti catturate ogni anno, professore? Allora, nella nostra facoltà di medicina veterinaria abbiamo 3 corsi di laurea in questo momento. Uno è il classico, quello di medicina veterinaria. Ogni anno il ministero ci autorizza ad immatricolare 60 studenti. Quindi siete al numero chiuso praticamente. Siamo al numero chiuso, certo. Ed è un peccato perché in realtà ne arrivano tra i 350 e i 400 di studenti da tutta Italia che vorrebbero venire da noi a Teramo Quindi è una per bella frequentare. scrematura nel È una bella scrematura, esatto, è lasciare vero. fuori tanto. E poi abbiamo un corso triennale che si chiama Tutela e Benessere Animale e poi abbiamo anche una specialistica che è l'ultima arrivata, che si chiama Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili, dove insegniamo agli studenti a tener cura degli animali con un occhio all'ambiente. Il mese scorso vi siete arricchiti di una struttura che mezza Italia vi invidia, unica nel centro Italia. Avete dato una sigla che non so, adesso forse me la ricordo, ma OVUD, è giusto? Che sta Giustissimo. per ospedale veterinario universitario Didattico. didattico. Che cos'è, professore?
È una struttura di cui siamo molto orgogliosi perché è molto efficiente come struttura, anche costruita con molto criterio. È una struttura che è indispensabile per l'attività di formazione che noi facciamo. Gli studenti di medicina veterinaria, ma anche quelli di tutela e benessere animale, passano dei periodi di tirocinio formativo proprio all'interno della struttura, dove imparano quelle che sono le attività, certo, che magari un domani potranno fare nella libera professione. Quindi tanti animali d'affezione che oramai sono in tantissime famiglie degli italiani, ma anche animali, non so, di libero pascolo, animali anche se selvatici, vengono portati da voi? Sì, vengono anche portati selvatici, siamo nella regione verde d'Italia, quindi abbiamo stretto diversi... D'Europa anche, certo. Abbiamo stretto diversi rapporti con i diversi parchi nazionali e regionali e quindi gli animali feriti molto spesso vengono portati presso le nostre strutture per la cura e eventualmente anche per la riabilitazione. Una cosa che mi ha incuriosito molto è che avete un pronto soccorso per gli animali H24. Come riuscite a gestire? Sembra uno sforzo enorme. È uno sforzo enorme e questo dobbiamo dare atto a tutti i colleghi docenti e ricercatori che a turno lavorano all'interno della struttura. Abbiamo anche dei liberi professionisti a contratto, abbiamo gli studenti che fanno tirocinio. E in tutto questo dobbiamo dare anche particolare ringraziamento alla Regione Abruzzo che ogni anno finanzia anche una parte di questa attività perché ci occupiamo anche della cura dei cosiddetti animali senza padrone. Quindi quando dal territorio vengono recuperati degli animali, cani soprattutto, ma anche gatti che magari sono stati incidentati o hanno dei problemi, vengono portati presso le nostre strutture dove vengono curati. Sei d'accordo? Trattiamo l'argomento che abbiamo scelto per questa puntata di Pronto Medicina Facile, i rapporti tra l'uomo e le malattie infettive degli animali. Lei è un espertissimo. Che cosa sta succedendo, professore? Stanno tornando, anche con periodicità preoccupante, malattie trasmissibili e non. Che cosa sta succedendo? Allora, innanzitutto mi preme dire che in realtà le epidemie nell'uomo e negli animali si sono sempre succedute nel tempo. Se per esempio pensiamo alle persone, la tanto decantata peste del Manzoni, la famigerata spagnola del 1918, comunque sia, periodicamente queste malattie si affacciano, ripeto, sia nell'uomo ma anche negli animali. Di certo in questo periodo in particolare stiamo assistendo a una serie di cambiamenti che coinvolgono... Li vediamo in questa diapositiva, giusto? Sì, perfetto. Sono cambiamenti che possiamo definire globali, legati a un aumento della popolazione, a fenomeni migratori, a una facilità di spostamento anche delle merci, degli animali da una parte all'altra del globo. L'industrializzazione, che magari vedremo anche più avanti, ha creato, da un lato sicuramente ha portato benessere, dall'altro ha portato degli sconquassi, possiamo dire, dal punto di vista ambientale. Tutto questo porta a una emergenza, quindi la comparsa di nuove malattie, ma anche una riemergenza, cioè la comparsa di malattie che magari avevamo dimenticato e che adesso si stanno nuovamente affacciando. E ripeto, un problema che riguarda sia l'uomo che gli animali. Covid-19 ovviamente è l'ultima in ordine di tempo di queste malattie, poi ne parleremo diffusamente. Le ultime di recenti che sono apparse e che ci hanno ovviamente condizionato la vita? Sono davvero diverse le malattie. Ecco, vediamo in questa diapositiva in alto a sinistra è quella che era la parte centrale, la più bella. La parte centrale, sì. Era un modo per dire che queste malattie in un modo o nell'altro hanno colpito intere famiglie, quindi provocando anche dei problemi, certo, non solo economici ma anche problemi proprio emotivi all'interno delle famiglie legate alla scomparsa delle persone. E quindi tutte queste malattie, tutti questi agenti patogeni che vediamo qui raffigurati, hanno in comune delle caratteristiche ma anche delle differenze.
Per esempio, un aspetto che differenzia tutte queste malattie è che sono comparse in punti diversi del mondo. Quindi non c'è stata una parte del mondo dove queste malattie non sono comparse. Per esempio, se prendiamo la SARS o la MERS, per esempio, sono la SARS-CoV, quella originale, la numero uno. Esattamente, la numero uno, esatto. È comparsa nel sud-est asiatico, la MERS è comparsa nella penisola arabica. Per esempio, Hendra virus e Nipah virus. L'Hendra ha colpito l'Australia, Nipah virus ha colpito anche qui il sud-est asiatico e così via. Non c'è una parte del mondo dove queste malattie non siano state descritte. Queste sono le differenze. Le caratteristiche in comune sono tutti virus, quindi i virus sono dei patogeni che sono sempre più alla ribalta e probabilmente nel tempo avremo sempre più a che fare con questi patogeni. E un'altra caratteristica in comune è che tutte queste patologie hanno una caratteristica, ossia la provenienza animale, cioè provengono dagli animali arrivati all'uomo e stanno ritornando agli animali. E poi parleremo magari anche del doppio salto di specie, no? Certo. Senta, in estrema sintesi, perché ovviamente non abbiamo tempo, possiamo fare la storia del rapporto che c'è da millenni tra la salute umana e appunto quell'animale? Sì, è una storia davvero antichissima. Per esempio, già dell'uomo primitivo, quelli che erano definiti gli sciamani, loro riuscivano, durante i sacrifici umani, potevano capire le lesioni che queste persone avevano perché facevano anche sacrifici animali. In Egitto, per esempio, in questa diapositiva sono rappresentate tre fra le divinità più importanti egiziane. Il dio Amon, che era il dio massimo, molto spesso raffigurato con la testa di un falco. Anubi, che era il dio che sovrintendeva al regno dei morti, raffigurato con la testa di uno sciacallo. Oppure la dea Bastet, che era una dea molto importante, dea della fertilità, raffigurata con la testa di gatto. Quindi le divinità in Antico Egitto avevano questa metà uomo e metà animale. Sì, lo stesso per esempio nella cultura induista. Addirittura nella cultura induista c'è la questione della reincarnazione, in cui quando una persona muore può diventare un'altra volta una persona o diventare un animale. Questo nella cultura induista non si ammazzano gli animali perché c'è questa possibilità. Con le diapositive abbiamo fatto anche un salto in avanti di qualche millennio, mi sembra. Sì, perché nel Medioevo l'uomo ha avuto una figura centrale, degli animali ce ne siamo un po' dimenticati. Quindi dobbiamo aspettare la fine del 1800, in cui il dottor Virchow disse che non c'era nessuna linea che divideva l'uomo dagli animali, fino ad arrivare quasi ai nostri giorni, il dottor Schwab, che disse che oramai non c'era alcuna differenza nell'anatomia, nella fisiologia, anche nelle malattie infettive, tra l'uomo e gli animali. Quindi nacque il concetto di una medicina. Altra diapositiva che abbiamo preparato. Questo è il primo esempio della One Medicine, dell'unica medicina. Questo signore è il dottor Jenner, il quale è colui che ha iniziato la pratica della vaccinazione. Lui, alla fine del 1700, vaccinava i bambini con delle pustole prelevate da bovini colpiti dal vaiolo bovino, perché lui aveva osservato che chi veniva colpito dal vaiolo bovino non si ammalava del vaiolo umano, che era una malattia che all'epoca faceva decine di migliaia di morti. E lui per la prima volta dimostrò questo aspetto. Tra l'altro, vaccino deriva proprio da vacca, per ricordare questo aspetto. Va bene, non tocchiamo il tasto vaccini, dopo, ma ne parleremo comunque. Come si è arrivati al concetto una salute, una medicina? Si è arrivati perché una volta che si era definito il concetto di una salute, cioè una medicina dell'uomo, una medicina degli animali, tutto questo non bastava per spiegare cosa stava succedendo e quindi l'emergenza o la riemergenza di nuove patologie. Per cui se accanto a questi due grandi blocchi è stato inserito anche la salute dell'ambiente. La salute dell'ambiente diventa uno degli elementi portanti di questa nuova visione, per cui nasce quella che oggi chiamiamo unica salute o One Health. Altra diapositiva che abbiamo preparato, eccola qua. Ecco, in questa diapositiva è già un po' più complessa. È complessa, ma
al di là di andare a vedere singolarmente, mi preme sottolineare quanto sia interdisciplinare tutta questa materia. E quindi per poter magari un domani riuscire a risolvere problemi che stiamo vivendo adesso, ci sarà necessaria la presenza di più professionalità che si occupano ognuno di questi aspetti che riguardano appunto la salute umana, la salute animale e la salute ambientale. Ci può fare qualche esempio, magari partendo dalla diffusione del SARS-CoV-2 che ha scatenato l'attuale pandemia, professore? Sì, infatti la pandemia da SARS-CoV-2 forse è un esempio emblematico, tipico di quello della One Health, quindi dell'unica salute. Infatti SARS-CoV-2, se possiamo andare con la prossima diapositiva, ecco, possiamo andare ancora avanti, è una patologia che è sostenuta da un gruppo di virus che si chiamano coronavirus, che tutti abbiamo imparato a conoscere adesso, ma in medicina veterinaria questi virus si conoscono da sempre, fin dalla metà del 1900 si conoscono questi virus in grado di colpire più specie animali, e già in medicina veterinaria si sapeva della capacità di questi virus di fare i salti di specie e soprattutto della capacità di mutare nel tempo, e la vaccinazione negli animali riflette proprio un aspetto di questo tipo. C'è un rinnovamento sistematico di tutti i vaccini nei confronti del coronavirus che vengono utilizzati negli animali. Nella fattispecie, poi, se possiamo andare avanti con la diapositiva, dicevo, l'esempio del SARS-CoV-2 come esempio di medicina di unica salute va proprio in questo senso. Intanto è sicuramente una patologia che dagli animali è passata all'uomo. Sono coinvolti gli animali selvatici soprattutto, però è fra questi i pipistrelli. Lo voglio ribadire però in maniera chiara. I pipistrelli che vivono dalle nostre parti in tutta questa storia non c'entrano assolutamente nulla. Anzi, io dico, magari ce ne fossero di più nelle nostre città, perché vanno a caccia di insetti, e se ce ne fossero di più non avremmo necessità di eliminare nell'ambiente sostanze che, per quanto ecocompatibili, comunque possono avere dei risvolti anche ecotossici ambientali. Questo è un ragionamento che mi piace. Li possiamo sostituire, cioè sostituire i piccioni con i pipistrelli, che oramai i piccioni hanno invaso tutte le nostre città. Li potremmo sostituire con i pipistrelli? Sì, anche se per eliminare o per diminuire il numero dei piccioni è necessario intervenire o diminuendo la loro capacità di riprodursi, oppure mettere dei predatori, degli uccelli predatori adesso nelle nostre città. Ho sentito che in tante città, a parte che chiamano i falconieri, mi sembra, esatto, sì, ci sono. Li fanno andar via, ma mi sembra che adesso li alimentano con del grano che li sterilizza, se ho ben letto da qualche parte. No, più che sterilizzano, blocca l'attività riproduttiva, quindi allungano i periodi di inattività sessuale. Torniamo al nostro argomento, poi sul SARS-CoV-2 le voglio fare altre domande. Quali sono i punti di forza di One Health, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha allargato a One World, One Medicine e One Health, appunto, un mondo, una medicina, una salute? I punti di forza, se ricordiamo quella diapositiva complessa che abbiamo visto prima, riguarda proprio la collaborazione tra i diversi settori, fra le diverse professionalità, fra le diverse discipline che si occupano della protezione della salute degli animali, delle persone e, ripeto, anche dell'ambiente. Quindi la One Health, l'unica medicina, è in grado di collegare questi tre mondi, che magari fino a ieri abbiamo visto come lontani e separati, ma in realtà sono molto più vicini fra loro e scambiano esperienze in ogni momento. Quindi questa è la grande forza della One Health, riuscire a capire bene quali sono questi scambi che avvengono quotidianamente fra questi tre mondi. Ma si capiscono bene, viene applicata, professore? No, purtroppo no. Questo lo è devo una dire. Teoria empirica. È un problema più che altro politico, cioè riuscire a far capire che non sono soltanto One Health, non è soltanto una parola che adesso va di moda. One Health è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Finché noi rimaniamo fermi sulle nostre convinzioni, finché abbiamo paura che qualcuno possa rubare delle nostre competenze e finché finalmente non si decide di far entrare in questo mondo anche la medicina veterinaria, me lo lasci dire, non riusciremo mai a completare il concetto della One Health. Come dovrebbe entrare la medicina veterinaria? Adesso mi hai incuriosito. La medicina veterinaria ci entra già giornalmente. Sì.
però lo dobbiamo fare con più... Però c'è qualche falla, mi sembra di capire, perché lei auspica che appunto entri a pieno titolo come? È nei tavoli dove si parla di One Health, perché lei consideri che giornalmente il medico veterinario fa One Health. Basta pensare che già nel percorso del medico veterinario la One Health esiste già. Dalla sanità degli alimenti, dalla questione legata proprio alla salute degli animali. Il medico veterinario è l'interfaccia tra il mondo animale e il mondo umano. È vero, il veterinario cura gli animali, ma li cura perché deve far stare bene le persone. E noi abbiamo delle grandi potenzialità. Basti pensare, per esempio, tante strutture medico-veterinarie gestite da liberi professionisti che rappresentano proprio le sentinelle di quello che sta accadendo nel territorio. Se a questo poi si accoppia tutto quello che è l'attività pubblica, dagli istituti zooprofilattici alle ASL, quindi i servizi di medicina preventiva delle ASL, e anche l'università, noi abbiamo già un mondo che è pronto per dare un aiuto in questo senso. Nel privato ci sono proprio delle cliniche specializzate per gli animali. Invece cosa non funziona, professore, in One Health? Mi ripeto, perché abbiamo una diapositiva, sì, eccola qua, lo debolezza. Dicevo prima. È difficile tirar su quel bilanciere con quei pezzi. Però se anziché essere da soli si è in più di uno, forse si riesce più facilmente ad alzare allora quello. Ci doveva mettere qualche altro omino lì vicino. Magari qualcun altro che aiuti chi oggi si vuole occupare solo esclusivamente di One Health di alzare quel peso. Quindi bisogna evitare la chiusura ideologica al cambiamento. Però c'è anche la paura di perdere posizioni di privilegio, assenza concreta della medicina veterinaria era quello a cui faceva riferimento prima. Sì. Paura di perdere posizioni di privilegio significa? Significa paura che magari qualcuno venga a togliere qualcosa che io ho conquistato. Ma qui, parlando di unica salute, non si può parlare di conquiste. Bisogna parlare di obiettivi concreti da raggiungere insieme. Qual è il ruolo della sanità pubblica veterinaria, professore? Dicevo, il ruolo è un ruolo, dal mio punto di vista, ma non lo dico perché sono un medico veterinario, lo dico perché è un fatto concreto davanti agli occhi di tutti. Lo dicevo prima, il medico veterinario si occupa della cura degli animali perché deve far sì che gli animali non rappresentino un problema per l'uomo. Il medico veterinario si occupa della salute degli alimenti di origine animale. Lo dico in maniera molto, molto scherzosa, se noi mangiamo un uovo a tavola o mangiamo una fettina di carne, lo facciamo perché un medico veterinario ha detto sì, che quell'alimento è utile per la nostra alimentazione. Ma l'abbiamo visto anche adesso nella questione legata proprio al SARS-CoV-2, il ruolo dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise che ha avuto, e se non ci fosse stato questo istituto, probabilmente molti dei campioni, dei tamponi, non sarebbero stati eseguiti. Quindi la medicina veterinaria è già pronta a supportare in questa attività. L'esperienza maturata dal medico veterinario durante la gestione delle diverse epidemie animali, tutto questo è pronto e a disposizione per essere impiegato. Se qui non siamo i proprietari, siamo i custodi, ci arrivo. Prima, se Andrea, cortesemente Andrea dalla regia, rimette la diapositiva precedente. Eccolo qua. Cosa si riferisce all'ultimo rigo, professore? Tutte le conoscenze della professione possono essere integrate all'interno di una task force interdisciplinare. È un po' come le task force, non so, quella oncologica, quella di altre patologie dove più specialisti lavorano su un'unica malattia, lavorano su un unico paziente tante volte. Esattamente sì, è proprio questo il senso. Cioè nella task force della One Health è indispensabile che ci sia la presenza anche del medico veterinario. Certo, con le competenze che ha, cioè nel poter portare l'esperienza del mondo animale. E abbiamo visto che molte di queste patologie, se non tutte, hanno un'origine animale. Quindi l'esperienza del medico veterinario sta proprio in questo campo. Adesso cambio un attimo argomento perché poi ci ritorno sul SARS-CoV-2. In alcune regioni nel nord Italia sono stati segnalati, causando non poca apprensione, molti casi di
peste suina africana. Qui da noi credo che non siano ancora arrivati, o perlomeno ufficialmente. Di che cosa si tratta? È contagiosa per l'uomo, professore? Allora, la peste suina africana è una malattia del maiale, domestico e selvatico, quindi colpisce il nostro maiale, quello con cui ci facciamo il prosciutto, giusto per intenderci, ma colpisce anche il suino selvatico, sia il cinghiale. È una malattia che colpisce solo e esclusivamente questi animali, quindi l'uomo in questa storia non è assolutamente coinvolto. E ci siamo accorti della presenza di questa patologia proprio perché in medicina veterinaria esistono dei piani di sorveglianza nei confronti di queste malattie che vengono utilizzati e vengono seguiti giornalmente. Quando muore un animale si sa già che bisognerà portarlo presso l'istituto zooprofilattico di competenza per evidenziare la presenza o assenza di alcuni patogeni. Quando si trova un cinghiale deceduto si va alla ricerca proprio del virus della peste suina africana, che è un problema, ripeto, non per l'uomo, ma quando questo virus, se mai dovesse arrivare nei nostri allevamenti, questo potrebbe creare problemi non solo agli animali ma anche nell'esportazione dei prodotti di origine animale. 21:27, c'è una telefonata per lei in questa trasmissione, i telespettatori hanno la priorità assoluta, poi ci torno sulla peste suina africana. Pronto Rete 8? Il dottor Castignani, buonasera. Buonasera a sono lei. Luciano di Pescara, ci siamo incontrati. Luciano, è sempre un buonasera. Piacere sentirla. Come sta? Come io sta? Benissimo, lei? Io molto, molto, molto bene, ringraziando di Dio. Meno male. Ascolti un attimo, signor Castignani. Basta che non la fa a me la domanda, la faccio allo specialista. No, io approfitto. È una domanda, non so se è proprio inerente a quello che il dottore sta trattando, ma io volevo approfittare, questa volta perdonatemi se lo faccio. Io amo gli animali, ce ne ho due, li tratto come Dio comanda, ma vivo a Pescara e almeno in tante zone di Pescara noi viviamo in mezzo agli escrementi dei cani. Allora, volevo pregare, quando parlate di queste cose, se è possibile, gli animali vanno amati perché sono molto, ma molto più intelligenti di noi. L'unica cosa è che non possono parlare. Ma siccome è diventata una moda, di portare il cane perché se no non c'è nessuno, pupi, viene papà, Rocco, Arturo, adesso si esagera in un modo spaventoso. Qualcuno di voi che ha la possibilità di stare dietro un microfono, di dire a questi proprietari di cani di raccogliere gli escrementi. Io faccio viva la bonifica, i campi da terzi abbia pietra a Pescara, ma in qualsiasi zona di Pescara devi stare attento, se no devi fare il zig zag, cioè da destra a sinistra, sinistra a destra. È uno schifo. È vero. La ringrazio, dottor Castignani. Grazie a lei. E più che una domanda, è un'esortazione. Più che una domanda è un'esortazione a un comportamento civile, sì, da parte. Non... A mia moglie si è permessa di dire a un signore, se girate vedete raccoglieva, e va, non lo raccoglie. Signora, ma lei stamattina mi deve rompere puntini. Ma va. Dice adesso chiamo i vici, ma la riempite di parolacce. Sono d'accordissimo con lei, non è solo Pescara, tantissime città, dappertutto. A tutte le parti. Purtroppo il male di oggi è che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Sempre. Giusto, sempre. Giustissimo. Grazie Luciano. Io vi abbraccio. Grazie sempre per i suoi contributi. Professore, no, anche a Teramo, com'è la situazione? Lei vive a Teramo? Io vivo a Teramo. Com'è la situazione? Vivo a Giulianova. Giulianova. Com'è la situazione? A Giulianova, devo dire, la situazione è un po' è migliore. Però, come giustamente ha detto lei, è un problema non di una città singola, ma davvero di ogni posto. E poi, con i due anni di pandemia, sono cresciuti gli animali d'affezione nelle famiglie, perché serviva compagnia, eccetera, eccetera. Però tanta gente non è assolutamente stata educata a tenere un animale d'affezione. E le città sono sporchissime, devo dire, sono sporchissime. Come al solito, la colpa non è degli animali, ma è dell'uomo. Sono Quindi ritorniamo dal discorso che stiamo facendo questa sera. Io ritorno sulla peste suina africana. In Abruzzo sembra che siano stati trovati dei cinghiali morti anche in area parco. È una notizia ufficiosa. Io l'ho avuta da, non glielo posso dire. Che segnale è se fosse confermata, professore? Ma ovviamente non sapendo le motivazioni posso solo dire che
in ambito selvatico è abbastanza frequente ritrovare carcasse di animali deceduti. Ma potrebbe essere peste suina? Allora, tutti i controlli che sono stati fatti adesso, perché ripeto, col piano di sorveglianza che la medicina veterinaria si è dotata da anni, tutti questi animali vengono controllati proprio per la presenza di questo virus. E per quanto mia conoscenza, ma sicuramente lo avremmo saputo, questo virus non è stato osservato. Ma queste cose non si possono nascondere, perché l'Italia, stando all'interno di una struttura europea, di una struttura mondiale, deve per forza subito avvisare il resto del mondo di quello che sta succedendo. E abbiamo dei controlli severissimi. Sì. Però maiali, cinghiali, contagiati, allarghiamo il problema. Potrebbe arrivare a toccare anche la catena alimentare, visto che insomma la carne di maiale, la carne di cinghiale, carne di maiale soprattutto, arriva tantissima sulle nostre tavole, professore. Allora, il rischio zero ovviamente non esiste. Posso dire però con certezza che quando viene preparato un prosciutto, un salame, o quando vado in macelleria o al supermercato ad acquistare della carne, io posso mangiare quei prodotti perché quei prodotti sono stati controllati in maniera adeguata e corretta da un medico veterinario. Certo. Quindi non c'è alcun pericolo che questi agenti patogeni possano arrivare nella catena alimentare. E comunque, quando fosse, sono virus che non colpiscono l'uomo, quindi non è assolutamente un problema. Salti di specie. Molti esperti sostengono che la variante Omicron potrebbe portarci fuori dalla pandemia, con il virus che potrebbe diventare endemico. Intanto le chiedo, quali le incognite, se ci sono? Allora, lei che è un esperto di virus animali. L'esperienza del mondo animale ci dice che quando, per esempio, un'azienda vuole mettere sul mercato un nuovo vaccino per gli animali, la prima domanda che si fa è: avete provato questo vaccino nei confronti di quelle varianti che stanno circolando nel nostro territorio? Le aziende devono dimostrare che quel vaccino è in grado di indurre una risposta immunitaria nei confronti delle varianti che girano nel nostro territorio. Questa è una condizione essenziale. Se lo riporto in ambito umano, sarà lo stesso. Se Omicron sarà la variante, come sembra, che sarà più diffusa nella popolazione, probabilmente il prossimo vaccino che faremo, perché è quasi certo che un nuovo vaccino faremo, sarà con la variante Omicron. Dobbiamo essere pronti a gestire il cambiamento. Il doppio salto di specie potrebbe anche passare, visto che oramai siamo stati contagiati un po' tutti, quasi, o quasi tutti. Cioè, uomo, animale, uomo, potrebbe essere un aggravante, diciamo così, della situazione. Certamente sì, ma per un coronavirus è abbastanza frequente che questo capiti. Per il SARS-CoV-2, per esempio, sono stati fatti molti studi sugli animali domestici. E si è visto che in alcuni casi c'è stato un ritorno all'uomo, soprattutto quando si è trattato di allevamenti di animali da pelliccia, i visoni. Sì. In Olanda piuttosto che in Danimarca hanno sospeso questo tipo di allevamento, abbattendo milioni di animali, proprio perché si era accorto che qualcuno le aveva di persone ammalate, infette, avevano portato il virus nell'allevamento. Gli animali si erano infettati e questi animali infettati avevano ritrasmesso il virus all'uomo. E soprattutto si era accorto che questo virus era anche mutato. Quindi per evitare ulteriori problemi hanno deciso di, da un lato, di eliminare questi animali e dall'altro di sospendere questo tipo di allevamento, che in Italia adesso è vietato. Esatto, si è parlato anche di pangolini, di furetti, no? Che potrebbero essere animali di trasmissione per queste patologie. Sì, anche se la storia del pangolino. È più un'ipotesi che una leggenda certezza. Metropolitana. Invece su Omicron il doppio salto di specie potrebbe essere stato fatto pipistrello topo. Anche quella è un'ipotesi. Sembrerebbe proprio di sì. Gli ultimi studi sembrerebbero indicare il topo quale animale che si è infettato, per esempio i topi che vivono nelle fognature, nei semi fognari, sono venuti a contatto con escrementi umani infetti con questo virus, si sono infettati e poi hanno ritrasmesso la malattia. Quindi c'è anche un discorso di igiene, no? Come il pipistrello di Wuhan, che insomma sembrava che quel mercato contadino da dove sembra sia partito tutto. Certo. Che idea si è fatta lei? Sì, che è partito. Io mi sono fatto questa idea. Finché non c'è la prova
La prova provata. La prova provata. La prova provata non esiste, quindi dire che sia nato in un laboratorio rimane tutto da definire. Però, siccome ci hanno fatto diversi reportage in quel mercato di Wuhan, insomma, mi sembra che le condizioni igieniche non fossero proprio... Sì, perché poi tra l'altro adesso in Cina è vietato, per fortuna lo hanno vietato, ma avevano delle abitudini alimentari, cioè andare al mercato, scegliere l'animale vivo che veniva macellato sul posto e poi dato alle persone. Quindi effettivamente dal punto di vista igienico-sanitario erano mercati che non potevano esistere e molto lontani dalle nostre realtà. Personalmente che idea si è fatta sul SARS-CoV-2, professore? Mi sono fatto l'idea che... Devo spegnere il microfono? No, assolutamente no. Che la colpa è dell'uomo, c'è poco da dire. La colpa è dell'uomo? La colpa è dell'uomo. La colpa è dell'uomo perché sempre di più noi stiamo andando a occupare delle nicchie ecologiche che non sono di nostra competenza. Finché noi andremo ad eliminare territori dove magari l'uomo non c'è mai stato, ma lì sono vissuti degli animali che nel tempo si sono abituati alla presenza di patogeni che sono nati e vissuti con loro. Ecco, se eliminiamo questi animali e arriva l'uomo, ecco che questi patogeni non è che scompaiono, cercheranno di trovare un'altra specie animale su cui adattarsi. Quindi noi dobbiamo avere molto più rispetto dell'ambiente, evitare la deforestazione. Anche i cambiamenti climatici stanno aiutando questo cambiamento. Torniamo, se non sbaglio, alla prima diapositiva, una delle prime diapositive che abbiamo fatto vedere, in cui lei parlava di quanto incidono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, i cambiamenti anche ambientali, nel senso che c'è questa deforestazione in tante parti del mondo. Certo, non solo, ma il fatto che la temperatura sta aumentando, noi riscontriamo la presenza di insetti che trasmettono malattie, che magari prima erano presenti solo in alcune zone, le zone sahariane, le zone tropicali, e non riuscivano ad arrivare alle nostre latitudini perché faceva più freddo. Con l'aumento della temperatura questi insetti stanno risalendo e adesso li troviamo addirittura non solo da noi, ma anche in Germania, li troviamo in Olanda, anche nel Mediterraneo. Abbiamo le zanzare d'inverno, no? Oramai ci abbiamo. Infatti. Senta, la prossima pandemia, come dice Bill Gates, potrebbe essere più... è uno che ci azzecca, Bill Gates. ha dimostrato che ci azzecca. Potrebbe essere più letale di questa che stiamo vivendo? Ovviamente questo nessuno lo può dire. In questo momento, quando le cose non si sanno, si può dire tutto il contrario di tutto. Dobbiamo affidarci alla scienza e soprattutto essere pronti a gestire il cambiamento e non a subirlo. Questo è un aspetto fondamentale. La gestione del cambiamento, essere pronti a capire cosa sta succedendo e quindi in questo senso il fatto di fare dei campionamenti sulle persone per capire se c'è una nuova variante, il campionamento sugli animali per capire se ci sono nuovi virus diventa fondamentale perché prima sappiamo quale sarà il nuovo virus e prima saremo in grado di intervenire. Quando finirà questa pandemia? Io credo, io dia credo... una lucidata alla sua sfera di cristallo. Io credo che dal punto di vista della vaccinazione ci accompagnerà ancora per un bel po' di tempo. Il virus non scomparirà del tutto, dovremo convivere come stiamo convivendo bene col virus dell'influenza. Quindi ogni anno ci faremo la vaccinazione. Speriamo. Con un ceppo che sarà sempre diverso. Mi ero dimenticato di dire quando l'avevo presentata all'inizio che lei è tra gli estensori delle linee guida sulle disinfezioni nei confronti del Covid-19, e questo credo all'inizio della pandemia, se non sbaglio. Ci racconta com'è andata, cioè, perché chiaramente sapevate poco o niente in quel momento, cos'era, primavera del 2020? Sì, esatto, primavera del 2020. Quindi no? Eravamo magari in pieno lockdown, era in pieno concentratissimo lockdown a studiare come disinfestare, giusto? Disinfettare. 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 Fui contattato proprio per le esperienze che come medico veterinario potevo portare in una materia che era praticamente nuova per l'uomo. Quindi io ho portato la mia esperienza, le mie conoscenze su quelle che sono il coronavirus animali, e quindi ho portato questo tipo di esperienza. E perché i coronavirus fra loro sono praticamente identici perché appartengono tutti a una stessa, certo, a una stessa famiglia. Ci può essere qualche differenza dal punto di vista
degli antigeni, ma dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche del virus sono praticamente identici, quindi fui contattato per questo. In pratica lei e altri esperti avete scritto le linee guida su come disinfettare gli ambienti? Gli ambienti, ma anche i pavimenti, le scrivanie, quindi è colpa sua, le mani, le guanti, le mascherine. Esattamente. Quanti esperti eravate? Eravamo in tre. In tre? In tre esperti. E avete scritto le linee guida per l'Italia? Sì, per chi ovviamente ha voluto approfittare di questa possibilità. Beh, mi sembra una cosa importante. Grazie al professor Fulvio Marsilio. Domani che fa, professore? Domani a lezione, andrò in facoltà, certo, mi aspettano i miei studenti e le mie studentesse. Sono ordinario di malattie infettive degli animali, facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Teramo. Grazie per essere stato con noi, complimenti per tutto quello che ci ha detto, buon lavoro per il suo lavoro appunto all'Università di Teramo. Mi saluti il preside e il rettore, che è il professor Mastrocola, che è un carissimo amico che conosco da tanti anni. Ci vediamo presto, verrò a visitare il vostro ospedale degli animali, promesso? Sarà il benvenuto e la ringrazio ancora una volta per questo invito, per questa possibilità che ha dato a me e alla mia facoltà. Assolutamente sì, il mondo veterinario purtroppo lo tratto poco, però ogni volta che lo tratto scopro cose interessantissime. Grazie professore, noi andiamo in pubblicità, tra poco parleremo di bambini asmatici e Covid, daremo dei consigli preziosi ai nostri telespettatori, soprattutto genitori che hanno dei bambini asmatici, se c'è un rischio più accentuato rispetto ai bambini sani in caso di contrazione di questa terribile malattia. Pubblicità e poi torniamo in diretta da studio.